Si torna a parlare di Emanuela Orlandi. È una situazione troppo interessante, troppo imbarazzante perché non se ne parli. È una questione che riguarda il Vaticano, e dire Vaticano vuol dire cristianesimo cattolico che sta in tutto il mondo, cioè cristianesimo cattolico e cristianesimo protestante e il cristianesimo greco-ortodosso. Il cristianesimo cattolico è molto diffuso, e la centrale è il Vaticano. E la questione di Emanuela Orlandi è avvenuta al Vaticano. Infatti lo sanno tutti, no? Perché Emanuela Orlandi era figlia di alcuni dipendenti del Vaticano. Beh, adesso c'è un audio che è pubblicato dal Fatto Quotidiano, è pubblicato da Fanpage, dove si sente una voce riconosciuta come quella di Emanuela Orlandi, che dice basta, mi fate male e via di seguito. E io ho dedicato tanti video a Emanuela Orlandi, e dicevo per l'appunto, che Emanuela Orlandi era stata rapita, sequestrata da alcuni esponenti della banda della Magliana e poi portata a Monsignor Barcinkus, che allora era factotum in Vaticano, un uomo imponente, un gigante al quale piaceva la bella vita al quale piacevano le fanciulle in fiore. Una volta nelle mani del Monsignor Marcinkus, a Emanuela Orlandi deve essere stata somministrata una dose sbagliata, una dose eccessiva di sostanze stupefacenti, ed è morta. Per cui Cardinale Marcinkus and Company hanno dovuto far sparire il suo corpo nei sotterranei del Vaticano. Già un papa ha detto chiaro e tondo che Emanuela Orlandi sta in cielo, però sarà dura per il Vaticano tirare in ballo Monsignor Marcinkus relativamente ad Emanuela Orlandi, anche se poi questo scomodo Monsignore, anche se poi Monsignor Marcinkus è stato cacciato via, è stato mandato a fare il parroco in una desolata località degli Stati Uniti d'America. Ok, cari amici, ripeto, io ad Emanuela Orlandi ho già dedicato tantissimi video e voi li potete vedere tutti digitando Io YouTube Serafino Massoni Emanuela Orlandi e vi appaiono tutti i video che io anno dopo anno ho dedicato a questa cara fanciulla. Va bene, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.